Ecco qua l'ingegnere. Grande. Ingegnere Ma che ha bello. già colpito con una bella scardola. Bella, bella. Top. Dai, allora mi metterò con la mia livella anch'io. Bella, eh? Dai. Primo pesce di stamattina. Grande ingegnere. Uè, allora com'è? Abbiamo incannato un pesce, speriamo di portarla qua viva. Dai. Sempre con la Martina, eh? Sempre con la Martina. Adesso siamo sui navigli, ragazzi. Un bel pesce. Non sono molto attivi, però probabilmente anche l'orario, non lo so. Vediamo cosa ci abbiamo qua, eh. Sembra bello, eh? Sembra bello. Bel pesciotto. È un bel cavedano. Mangiato sul bigattino. Bello. Cavedanone. Un bel cavedano. Combattivo, Sì, qua poi questa canna c'ha una piega che è qualcosa di fenomenale. Oppla. E vai, qua di matto. Bello, Bellissimo. bello, 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 bello. Sia al mare che in acqua dolce non ci facciamo mancare nulla. Bello. Andiamo a vedere Roberto che c'ha il pesce in canna. Andiamo a vedere Roberto. Pesce in canna, ragazzi. Per la sua prima volta che pesca sui navigli, un bello scardolone, canna in piega, serissimo, con la paura dentro. Paura di perderlo. Ma quella è la paura che ci abbiamo tutti, guarda. Eccolo che arriva piano piano. Ah, vai che arriva Guadino, è arrivato a Guadino. Bravissimo Roberto, con l'aiuto dell'ingegnere. Eh sì, in acqua sembrava più piccola e invece Brava, è quello il problema. è un bel pesciotto, guarda, bello, bello, guarda, l'ha amato proprio sulla bocca. Che meraviglia, ragazzi. Bello preciso. E voilà. Vai, Grazie. Roby. Vai.
È andato dalla mia parte, adesso lo prendo io, Roby. Dai, complimenti, bravo. La natura, ragazzi, guardate, sta raccogliendo i cagnotti, non li sta mangiando, ce li ha tutti in bocca per portarli poi al nido dove c'è i piccolini. Adesso appena vola vi faccio vedere anche dove va, perché abbiamo visto, eccolo lì, è partito. Guardatelo, guardatelo, guardatelo là in alto, eccolo là, visto? Sopra il tetto, al primo, è andato giù, adesso tra un po' riparte. Guardate, eccolo lì che è spuntato fuori, eccolo qua che arriva. Eccolo che è tornato, ragazzi, adesso viene a raccogliere sta raccogliendo i cagnotti, ce l'ha tutti nel becco, li vedete? Non li sta mangiando, li raccoglie, li riunisce tutti nel becco, comando c'è il becco pieno, prende il volo, guardate che meraviglia, questa è una cosa fantastica. Eccolo qua che vola, guardate adesso va là in alto, sul primo, eccolo là che è arrivato sul primo. Adesso tra pochi secondi esce, eccolo lì che è uscito e ritorna qua, eccolo qua, è ritornato, fantastico, fantastico, vai buttagli un po' di cagnotti, vai. Ma che l'ha visti, ma che l'ha visti. E ricomincia. Sicuramente ci saranno i piccolini là sopra. Bello, 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 bello. Oggi è tranquilla la pesca, ragazzuoli, belli. C'è poca roba, poca roba. Pochi pesci oggi, pochi pesci. Andiamo a vedere Roberto che c'ha il pesce in canna. Andiamo a vedere Roberto. Pesce in canna, ragazzi. Per la sua prima volta che pesca sui navigli. Un bello scardolone. Canna in piega. Serissimo. Con la paura dentro. Ma quella è la paura che ci abbiamo tutti, guarda. Eccolo che arriva piano piano. Ah, vai che arriva Guadino, è arrivata Guadino. Bravissimo Roberto, con l'aiuto dell'ingegnere. Eh sì, in acqua sembrava più piccola, e invece è un bel pesciotto, guarda, bello, bello, guarda, l'ha amato proprio sulla bocca. Che meraviglia, ragazzi. Bello preciso. E voilà. Vai Roby. Carpa regina.
Sam. Guadinata. La carpetta. Vediamoci le mani. E queste sono delicate. Bellissima carpottina, piccolina piccolina, bella, eh? Se c'è la piccola ci sarà anche la grande, certo. Allora vai, rilasciamola, va. Andata molto bene, soddisfattissimi. Oggi è una giornata veramente molto dura, però qualche pesciotto lo stiamo tirando fuori. Ciao ragazzi, bene, ciao. Dai, sono qua in compagnia di Alessandro l'ingegnere. Ciao a tutti. La pescata sui navigli, insomma, poteva andare anche meglio, però insomma oggi non è stato un granché. Comunque sicuramente l'altro gruppo di Massimo e Luca sull'Adda sarà andata meglio sicuramente, poi dopo le sentiremo. E niente, dai, vi saluto, vi ringrazio per essere sempre presenti a guardare i miei video e ci vediamo alla prossima. Il prossimo video sicuramente sul mare, perché oggi è domenica. E lunedì, domani sera parto per Savona. Quanto ne abbiamo oggi? 16 mi sembra. 16. Sì, oggi è 16 aprile 2023. E niente, dai. Aspetta, facciamo passare questo qua con la macchina. Dai, vi saluto. Prossimo video sicuro fatto in barca al mare sul Tornado. Lasciate un like, ragazzi. Iscrivetevi al canale. Attivate la campanella per essere sempre informati sui miei video, va bene? Dai, alla prossima, ciao da Gianni e dall'ingegnere, ciao.